a quel giorno sono relegate essenzialmente alle forme contrattuali che comunque non rispettano il contratto collettivo nazionale del lavoro, nonché a tutti quei dispositivi che in questo magazzino i lavoratori subiscono, dai capireparto come Cucchi, Gori e la signora Leoni. I lavoratori vengono chiamati uno per uno negli uffici e vengono invitati, tra virgolette, a lasciare la tessera della VL Cobas, ad aumentare i ritmi di lavoro, pena comunque, come dire, il licenziamento o altre forme di punizione. Di fatto, da quel giorno sono stati licenziate 5 persone. Tra l'altro oggi è il 30 di ottobre, che coincide anche con la prima udienza che riguarda il ricorso presentato in tribunale contro i 3 licenziati di Astercoop. Ebbene, da quel giorno comunque qui in questo magazzino, come dire, sono state agite in forma molto violenta le repressioni attraverso l'invio di massicce contestazioni disciplinari, fino ad arrivare al 19 ottobre, quando sono state sospese cautelarmente 3 lavoratori perché non hanno deciso di abbassare la testa in questo cantiere. Comunque sono tratta di lavoratori che vogliono il rispetto soprattutto della persona, dei diritti, perché in questo magazzino non c'è alcun tipo di rispetto. O fai 150 colli all'ora oppure sei cacciato, e poi sei cacciato in quale modo? Che non riesci neanche più a trovarti un altro lavoro, perché comunque questo è un lavoro usurante che porta a delle patologie irreversibili. Lavorare come schiavi porta a delle patologie irreversibili al corpo, ma anche alla mente. Questi dispositivi che i capò come Cucchi, Gori e la signora Leoni utilizzano fanno male alla salute psichica, provocano atti panico, ansia, insonnia, quelle malattie che comunque sono il frutto di una repressione che qui avviene in questo magazzino, costretti comunque non soltanto a subire comunque l'irregolarità di un contratto, ma anche una forte repressione. Ebbene, oggi siamo qui. Vogliamo ricordare che anche si è fermata Anzola, i lavoratori di Anzola si sono fermati insieme a quelli di Udine. Vogliamo dare un segnale molto chiaro al signor Di Leo, al signor Nannino, vicepresidente e presidente di Astercoop, perché oggi da di qui non ce ne andiamo. Finché non otterremo dei risultati concreti, vale a dire l'immediata sospensione cautelare dei 3 lavoratori, e poi dovrà seguire... Bravo amico, bravo, grande. E poi dovrà seguire un incontro con la cooperativa, perché non è possibile che in questo magazzino non vengano neanche rispettate la democrazia, la libertà di scegliere il proprio sindacato.